Ciao a tutti e benvenuti. Avete cliccato su questo video perché vi interessa almeno un pochino velocizzare la vostra connessione internet. E questo è il video che fa per voi. Il metodo che vediamo oggi prevede il cambio di DNS che abbiamo impostato di default sul nostro device. Non andremo a utilizzare i DNS di Google ed è qui che sta la novità. Che cos'è un server DNS? Un server DNS è essenzialmente un computer, un server che sta su internet, che ci permette di tradurre i nomi logici, ovvero www.google.it, che tipicamente inseriamo nella barra in alto del nostro browser, con un indirizzo IP. Mi sono scritto l'indirizzo IP di Google Italia, che è 64.233.161.99. Se provate infatti a inserire questo numero direttamente nella barra in alto del vostro browser e premete invio, automaticamente vi si aprirà la pagina di Google. Così facendo andiamo a saltare il processo della traduzione dell'indirizzo logico www.google.it in indirizzo IP e dunque il caricamento della pagina dovrebbe essere nettamente più veloce. Quindi non possiamo fare a meno dei server DNS, ci servono per forza, ma la cosa che possiamo fare è andare a utilizzarne uno che sia davvero veloce. Andando quindi a velocizzare questo processo di traduzione da www.google.it a indirizzo IP, sicuramente andremo a ottenere una connessione più reattiva. Se siete interessati ad approfondire la vostra conoscenza dei meccanismi che stanno dietro ad internet, cioè che cosa succede da quando andiamo a inserire www.google.it a quando la nostra pagina viene visualizzata sul browser, ho realizzato un video un po' di tempo fa, piuttosto brutto e molto vecchio, che vi lascio comunque in descrizione, che vi spiega essenzialmente i meccanismi che ci sono dietro. È ancora attuale in termini di tecnologia e in termini di funzionamento. Ho menzionato i DNS di Google perché fino a qualche settimana fa erano effettivamente i più veloci disponibili. I DNS di Google, se vi interessa, sono 8.8.8.8 e 8.8.4.4. Prendeteli come una soluzione di scorta se l'indirizzo che vi comunicherò tra poco non dovesse funzionare nel vostro caso. Il DNS che infatti ad oggi risulta più veloce nella maggior parte del mondo è 1.1.1.1. Davvero semplice. Nel caso del nostro smartphone basta andare sullo store del nostro dispositivo e andare a cercare l'applicazione che si chiama 1.1.1.1. Una volta scaricata basterà premere sull'enorme pulsante che c'è all'interno dell'applicazione e automaticamente avremo impostato i DNS 1.1.1.1. Visto che sono curioso, andiamo ad effettuare uno speed test, prima con la connessione normale con i DNS del nostro dispositivo e dopodiché andando a utilizzare invece i DNS dell'indirizzo che vi ho appena comunicato e andiamo a vedere se effettivamente c'è un piccolo miglioramento almeno in termini di risposta. Dunque il parametro che ci interessa nello speed test è il ping. Se il ping è minore rispetto a quello che avevamo con la nostra connessione di default, chiaramente abbiamo un miglioramento e quindi ci conviene continuare ad utilizzare questi DNS. Come vedete il numero è nettamente più basso, quindi siamo riusciti davvero a migliorare almeno di un pochino la nostra connessione. Fatemi sapere nei commenti se questo metodo funziona anche per voi. Dunque spero di esservi stato utile, se è stato così lasciate mi piace e iscrivetevi al canale per altri video come questo e tanto ancora. Inoltre nella descrizione del video trovate tutti i link ai miei social, ovvero Facebook, Telegram e Instagram. Seguitemi su Instagram se vi interessa vedere quello che faccio nella vita di tutti i giorni, ma soprattutto seguitemi su Telegram perché pubblico le date di uscita dei prossimi video e vi comunico anche a che cosa sto lavorando, quindi seguendomi su Telegram rimarrete sicuramente più aggiornati su che cosa sta succedendo per il canale. Il video è finito e noi ci vediamo al prossimo, ciao a tutti!